Impegnativa. Allora, intanto buongiorno a tutti. Questo è un premio bellissimo. Io ho appena incontrato Laura, glielo ho detto subito, deve essere una grande emozione per una figlia, per due figlie, quello di fare un premio dedicato al proprio padre. Credo che sia una cosa meravigliosa, quindi brave complimenti. E io sono ancora più contenta di ricevere il mio primo premio da regista per l'esordio di un episodio di un film che io ho amato tantissimo e ci ho messo veramente tutta me stessa. Come avete detto prima, il cinema indipendente adesso, soprattutto ora, va sostenuto. È ovvio, il cinema va sostenuto tutto, ma soprattutto quello indipendente, perché con questa pandemia proprio il cinema indipendente è quello che soffre di più. Soffre di più sia nella produzione che anche nella distribuzione, perché non avendo distribuzione poi è difficile arrivare alle piattaforme. La gente non ci va più al cinema, quasi ci sono purtroppo i risultati delle sale sono veramente allarmanti ed è un peccato. La gente va agli eventi, quindi se al cinema ci sono gli attori, il regista, se si fa una premiazione la gente è invogliata ad andare. Diverso per il teatro, per fortuna, quindi la nostra cultura che è cinema e teatro è fondamentale nel nostro paese, è fondamentale non solo per il nostro paese, ma è fondamentale esportarla in modo da farci conoscere non soltanto per la mafia o per le cose sbagliate, ma per farci conoscere più i tesori che abbiamo, tesori culturali, tesori artistici, tesori culinari. E qui nasce la mia idea. Nasce la mia idea di voler fare un film indipendente prodotto da Claudio Bucci, che oggi è il suo compleanno, quindi mi sembra giusto menzionarlo. È a Cannes, è nato a Cannes il film perché io mi sono resa conto che volevo tornare a fare un film a episodi, come si faceva un po' una volta, no? Con registi esordienti, bravi attori, come si faceva un po' una volta. E questo tipo di cinema non si vede più, quindi ho detto perché non provare a ritornare? Tutto torna, perché non può tornare anche il cinema? Era una cosa carina, se non ti piace una storia finisce lì e ti vai subito a quella successiva. Invece magari ti fa riflettere, o più storie ti fanno riflettere su più aspetti, perché il cinema è vero che è libertà, è solo un'emozione, ma è anche riflessione. Quando c'è una bella storia, uno se la ricorda. Quando torna a casa ne parla, ne discute, quando sta al cinema incontra un amico o sente quelli dietro, è bello andare al cinema perché non hai solo la tua idea o quelli che hai invitato, ma senti anche l'opinione, senti nella sala quell'energia che è fondamentale. Fondamentale per chi lo gira, per chi lo produce, per gli attori, per il nostro paese. Quindi non dimentichiamoci del cinema, se è in sofferenza dobbiamo sostenerlo con ancora più forza e qui deve venire un po' da tutte le parti. E detto questo, perché ho fatto questo? Perché volevo parlare di una Sicilia in modo diverso, volevo affrontare una dipendenza che è quella del web, che è quella dei selfie, perché sembra una stupidata, un conto è farci un selfie finito questa cosa, e un conto invece è essere dipendenti, essere vittime. In America hanno fatto degli studi dove chi è dipendente dai selfie ha grossi problemi psicologici, anche di autostima. Ci sono un sacco di incidenti a causa di selfie. La gente non si rende conto, sì, ti tolgono la patente, poi intanto ce la faccio, che sarà fatto? Magari non vedi una persona, ti distrai, per esempio nel mio episodio è il compagno di Milena Vukotic che sta guidando, viene distratta da Milena che non guida, però è una distrazione importante che gli porterà a fare un incidente importante. E nonostante questo incidente, lei, la sua dipendenza, il voler far arrivare la sua immagine, al mondo, a chi la segue, è più forte, quindi nonostante l'incidente grondante di sangue, continua il video con ancora più entusiasmo, con ancora più adrenalina, dimenticandosi che forse il marito è mezzo morto e lei pure. E questa è una storia vera, quindi il cinema riporta la realtà, non sempre il cinema va oltre la realtà, anzi, spesso e volentieri è il contrario, e i casi di cronaca nera ce lo dimostrano. Quindi con la commedia, perché io ho trattato un caso drammatico, cinema deve essere anche il sorriso e riflessione. Sono stata accompagnata da una produzione indipendente, ma da grandissimi attori, perché poi quando uno vuole le cose e se l'idea è vincente, anche gli attori si appassionano e si rendono disponibili. E da grandissimi professionisti, come il direttore della fotografia Blasco Giurato, come il mio montatore Ugo De Rossi. Quindi, insomma, è stato un esordio, l'ho scritto con Giancarlo Scarpini, anche lui regista autore, è stato un esordio, ma ha
accompagnata da veramente delle colonne importanti del cinema italiano. E quindi vi ringrazio a nome mio, ma ringrazio a nome di tutti quanti, perché nel cinema non ci sono solo gli attori, i registi, i produttori, ma ci sono tante piccole cose che sono fondamentali, dall'elettricista, all'attrezzista, al volontariato. Siamo tutti fondamentali nel cinema, manca una cosa e non ci sarà mai un tale film. Grazie.